Buongiorno a tutti, oggi mi trovo al Parco Matteotti di Quartu in compagnia di un grandissimo artista che seguo da anni, è venuto da Sassari, finalmente lo conosco, Luigi Crobu, ciao! Ciao Claudia! Entriamo più nel particolare. Anche io conosco per la prima volta di persona. Infatti, ci seguiamo sempre, ma ancora non avevamo avuto modo, perché sempre impegnatissimi entrambi, quindi... Assolutamente. Diciamo cosa fai. Lo dico io o lo dici tu? No, lo dici tu, poi io lo dico io. Allora, lui è un disegnatore, ritrattista Iperrealista. Iperrealista. Io devo essere sincera, sono un pochino in imbarazzo, perché tu... cogli ogni tratto e allora sei molto attento, io ti vedo che sei attento, mi metti un attimo in imbarazzo, non perché sei indiscreto, ma proprio perché so che tu hai occhio, ti si imprime tutto nella testa e sono un po' così. No, comunque devo dire che i tuoi ritratti sembrano fotografie. L'iperrealismo consiste proprio nel rendere quasi in maniera fotografica un disegno, un'opera d'arte. Ma per arrivare a fare dei disegni talmente realistici, cioè, sei un autodidatta o hai fatto dei corsi? Allora, io personalmente sono un autodidatta, poi chiaro che mi sono via via perfezionato guardando altri artisti, esercitandomi, perché il talento non basta, ci vuole anche la costanza e l'esercizio, credo, come per tutte le cose. C'è sempre da crescere, sempre da imparare. Assolutamente, se ci fossilizziamo non andiamo da nessuna parte. Ed è la passione che ci guida poi nella crescita. Anche la passione. Quello è forse più del 50% di quello che ti fa arrivare anche a certi risultati e obiettivi che ognuno di noi cerca di prefissarsi. Senti, ma tu a che età hai iniziato a fare questi disegni meravigliosi? Perché credo che vabbè, la matita in mano l'avrai presa da piccolissimo, però quando hai iniziato veramente ad accorgerti, o forse avranno iniziato i tuoi genitori ad accorgersi ancora prima di te delle tue doti? Ma guarda, io disegno praticamente da quando sono nato, quindi dall'asilo, e sicuramente i miei genitori quello l'hanno sempre notato, non mi hanno mai forzato a disegnare, ed è una cosa che ho ripreso io, perché ho una laurea in scienza della comunicazione, ho fatto studi classici, quindi una cosa che non c'entra praticamente nulla, una mazza, come si dice. E poi da 5 anni ho riniziato a disegnare in maniera professionistica, ma quasi per caso. Da 5 anni a questa parte o dall'età di 5 anni a questa parte? Beh, da 5 anni a questa parte. Mi è sempre piaciuto fare ritratti, disegni. Quindi ogni tanto mi mettevo e facevo qualche schizzo, qualche cosa. Però in maniera così particolare ho ripreso proprio da 5 anni. Quello che io ho notato è che nei tuoi disegni tu cogli anche l'anima delle persone. Diciamo che rimarrebbe, se non riuscissi a comunicare qualcosa, rimarrebbe una mera foto. E quindi basterebbe un fotografo per fare una foto ben fatta. E per me la cosa principale è appunto comunicare o fare in modo di suscitare qualcosa in chi guarda i miei lavori. No, per quanto voglio dire che anche un fotografo non riesce a fare una foto ben fatta se non coglie l'anima. Assolutamente. Fare fotografie è molto difficile, belle fotografie. Quindi anche lì ci vuole tutta una tecnica, passione, e ce lo devi avere dentro, secondo me. Ma in casa tua sei l'unico oppure è una dote di famiglia? Guarda, mio padre disegna bene, non ha mai sviluppato comunque il disegno a questi livelli, però se la cava. Poi fa modellismo, tante altre cose, quindi diciamo che c'è una vena un po' artistica, dai. Ma ho visto che comunque disegni, oltre che volti di persone, anche tante altre cose. Per esempio ho visto delle automobili che sono bellissime. Allora, io sono appassionato di auto d'epoca, iscritto anche a un club di Sassari di auto d'epoca, e quindi le macchine per forza di cose non potevano non essere disegnate. Poi, quando mi capitano commissioni, c'è chi mi può chiedere un ritratto, un paesaggio, una macchina, quindi lì comunque sia sperimenti un po' tutto. Certo, ho anche visto dei ritratti di personaggi famosi. Sono curiosa di sapere se glieli hai fatti avere poi, o se sono ignari del fatto che abbiano un ritratto così bello nelle tue mani.
Allora, alcuni come Giriscotti Amadeus sanno che l'ho fatto il ritratto perché l'hanno visto su Instagram, però non le ho mai avuto il piacere comunque di farglielo vedere o di fargli avere una coppia, insomma. Non è mai capitato, almeno fino adesso. Potrebbe capitare. Potrebbe, quindi. Questo mondo mai dire mai, potrebbe succedere di tutto quando meno te lo aspetti. Ragione. Senti, i tuoi progetti prossimi, futuri, ce ne vuoi parlare? Allora, mi piacerebbe poter vivere di disegno, non solo di disegno ovviamente perché sarebbe impossibile, però vivere di arte anche con l'insegnamento. Infatti è una strada che sto intraprendendo, sia corsi per adulti che per bambini. Per bambini mi sto specializzando ultimamente, ho notato che comunque mi piace molto lavorare con i piccoli e quindi è una cosa che spero di poter portare avanti anche con strutture pubbliche come scuole, asili, quindi scuole primarie dell'infanzia. Attualmente stai lavorando a Sassari? Ma diciamo che lavoro un po' dappertutto dove riesco a trovare, quindi non mi fossilizzo solo sulla mia zona. Quindi sei disposto a girare, ampliare questa attività in tutta l'isola? Sì, l'isola è anche il continente se dovesse capitare. Mi è già successo comunque di fare anche delle dimostrazioni di disegno fuori, l'ultima l'ho fatta a giugno a Civitavecchia e quindi se riuscissi a organizzare corsi di disegno, quelli li potrei fare dappertutto, non c'è un limite, basta una sala e i corsisti, poi il resto lo metto io. E nelle scuole? Nelle scuole è un po' più complicato perché con i piccoli c'è da stare più attenti e quindi lì bisogna magari avere o degli educatori a fianco e quindi presentare comunque un progetto serio alle strutture pubbliche o private e poi da lì si lavora tranquillamente con i bambini. Chiaramente non un disegno iperrealistico, però una cosa che si adatta all'età loro. Una cosa sono i progetti e una cosa sono i sogni. Hai un sogno nel cassetto? Ma sogno nel cassetto in particolare, te l'ho detto, riuscire proprio a vivere, a fare della mia passione il mio lavoro. Già lo stai facendo? Lo sto facendo, ma ancora non mi ci posso mantenere. Soddisfazioni personali abbastanza, soddisfazioni economiche la verità un po' meno, almeno fino a questo momento. Una curiosità, quali tecniche utilizzi per disegnare solitamente e quali sono i materiali? Allora, io lavoro principalmente con le matite e matite colorate. E niente, per quanto riguarda il bianco-nero, si tratta di applicare appunto la tecnica del chiaroscuro e prospettiva e quant'altro. Quindi mischiare le matite per arrivare a ottenere appunto quasi quel disegno iperrealistico che potete vedere nei miei lavori. Con le matite colorate è un po' la stessa cosa, forse appena più complicato perché comunque devi mescolare i colori, rendere la tonalità ad esempio dalla pelle un viso, il rosa dato la diverse tonalità, quindi lì devi essere bravo un po' a mischiare i diversi colori per rendere l'immagine anche tridimensionale. Senti, ma tu quando per esempio realizzi un viso, lo realizzi guardando una foto o ce l'hai impresso nella mente? Allora, potrei realizzare anche lavori tra virgolette inventati, fammi passare questo termine, però di solito soprattutto con le commissioni mi riferisco a un'immagine, a una foto. Di solito non lavoro con le fotocopie, cioè con un'immagine nel foglio, lavoro magari sull'iPhone o sull'iPad, quindi prendo per non sfalsare i colori, in modo tale che comunque sia, sai, in una fotocopia il colore si può anche sfalsare. Invece nel cellulare ti appare proprio l'immagine fotografica tale quale così com'è, quindi puoi lavorare tranquillamente con quei colori, rimanere fedele proprio all'immagine e cercare di... E poi ormai mi sono abituato a tutte le cose tecnologiche, quindi... Sì, sono anche curiosa di sapere, facciamo un esempio. Sì. Il ritratto di Maria De Filippi, quanto tempo ci hai messo per realizzarlo? Ma quello una settimana più o meno, lavorandoci forse 3-4 ore al giorno, anche perché non posso lavorare tantissimo perché gli occhi poi piangono, fanno male, quindi devi anche un attimino scandire il tempo, cioè insomma non puoi, devi fare delle pause, o fai delle pause lunghe
oppure lavori un certo numero di ore a giornata, quindi lì comunque devi stare sempre attento a non fare il passo più lungo della gamba, perché per la salute, anche perché quando si è stanchi si lavora anche peggio, diciamo, meno bene, perlomeno non questo. Sei stanco, però sono stanchi i tuoi occhi, non sei stanco tu fisicamente, però gli occhi cominciano a piangere. Se non fosse per questo rimarresti anche ancora di più, cioè voglio dire, la mente non si stanca a stare sempre su un solito. Se non ho altri impegni e quindi ho la possibilità di lavorare esclusivamente al disegno, sì, ci sono delle volte che proprio entri come in trance, no? mi rilassa talmente tanto che ci starei sul tutta la sera. Comunque sei seguitissimo, giusto? In tutta Italia. Dai, abbastanza, seguitissimo è un parolone, però... Così vedo. Vabbè, come tutti gli artisti lui è modesto, i veri artisti sono modesti. Diciamo che è un discreto seguito, dai, c'ho alcune persone che comunque mi seguono da tanti anni, lo zoccolo duro sia su Facebook che su Instagram in generale. E poi... la rete mi ha dato anche la possibilità di conoscere di persona anche tante persone di vicine, di aumentare tanti contatti, che non fa mai male. Certo. In tutte le tue opere artistiche hai mai pensato di dedicare così la tua arte anche alle tradizioni sarde? Ma assolutamente sì, io sono molto attento alla cultura e alle tradizioni della mia terra e infatti è capitata l'occasione qualche anno fa con la Nuova Sardegna, che mi ha proposto di realizzare delle maschere del carnevale sardo. Quindi abbiamo fatto 6 stampe, cioè 6 disegni originali, poi portati in edicola, più che altro incentrati in quel caso sulla zona del centro Sardegna, quindi Nuoro, Mamoia, dai paesi limitrofi. E devo dire con un discreto anche successo. Le facciamo vedere. Le faremo vedere assolutamente, ne vale la pena. Senti, ho visto che è un cellulare molto personalizzato, possiamo vederlo? Sì, perché a breve lancerò anche una linea di merchandising, ci sto lavorando e partirà sicuramente proprio con una linea sarda, con una collezione sarda, sempre per valorizzare la nostra terra. Mi piacerebbe anche collaborare magari con le istituzioni o con la regione per portare avanti questo progetto. Hai già iniziato a proporlo o sei ancora in stand-by? Sto lavorando col mio socio, ci stiamo lavorando. Hai un socio? Ho un socio per quanto riguarda la linea di merchandising. Lui si occupa della parte del marketing gestionale, io più la parte artistica. Ecco, molto interessante, bello. Sì, difficile, bello ma difficile, anche lì bisogna un attimino cercare il canale giusto per poter lavorarci. Toglimi una curiosità, visto che sei uomo te lo chiedo, quanti anni hai? Ho fatto 35 anni a luglio. Sei giovanissimo, hai ancora un sacco di strada davanti, poi con tutte le tue idee, e ti terrai sempre giovane secondo me. Ma ci proviamo, speriamo. Senti Luigi, io ti faccio i miei migliori auguri per la tua carriera, anche perché meriti tantissimo e ogni tua opera lascia incantati, veramente. Ti ringrazio, gentilissimo. Bene, allora... ti saluto e ti ringrazio per essere stato qua con me. Io saluto te e Quartu, in questo caso, che ci ha ospitato per l'intervista. Ciao. A presto. Ciao.